Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo. Abbiamo invitato Emma per due motivi. Il primo è per il suo grandissimo successo tra i giovani e giovanissimi con il suo ultimo disco, e volevamo farci raccontare questo tour. Il secondo motivo, forse il più importante, è che lei è una degli artisti italiani più forte nel rapporto con i propri fan attraverso i social network. Con un talento molto lento e voltati. Si parla mai di tutti i ragazzi che lavorano nelle associazioni per fare del bene, che danno da mangiare ai clochard la sera, che vanno ad aiutare gli anziani, che vanno a fare visita ai bambini malati negli ospedali. Di questo tipo di giovani in Italia non si parla mai. Si parla sempre del baby squillo, di quello che ammazza. Allora io, tanto poi, 6 mesi stanno fuori, lo faccio anch'io, lo facciamo tutti, siamo tutti fighi, anzi poi andiamo pure a parlare in tutte le pubblicità, in tutte le trasmissioni, va bene così. Oramai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano. Per la prima volta sono su un giornale in maniera consapevole e consenziente e diciamo che ho la vera soddisfazione, la vera bellezza di questa esperienza è aver preso parte poi alla scelta delle notizie che andranno su Metro, e i pendolari sono tanti, quindi probabilmente sarà letto da tantissime persone come accade ogni giorno, e quindi fa molto effetto. L'amore non mi basta. Adesso c'è lo scaricabarile, è colpa del calciatore se mio figlio fa il figo e vuole la macchinona, è colpa della cantante se mia figlia va a scuola e fa la ragazza di facili costumi, cioè non va bene, è sempre colpa della società. E chi è la società, scusate? È sempre colpa della società. E tu genitore chi sei? Non sei parte della società? Che ne è stato delle frasi? Sarò comunque vada. L'ho trovata molto preparata su molti fatti che riguardano l'attualità, molto informata. Sangue freddo sei, coraggio uccidimi. Senti Emma, tu come ti sposti durante i periodi in cui non sei in tour? Vai in giro con la macchina? Sì. Se devi andare in centro a Roma, con la metro. Vai con la metro. Lascio la macchina a Cinecittà e prendo la metro. Prendi la metro poi dai. Non ti stressi nel traffico, non devi trovare parcheggio. Come dice lei, da una parte all'altra ci vai in 20 minuti, che se dovessi farlo con la macchina almeno un'ora e mezza negli orari di punta, per fare 30 chilometri. Io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano. Abbiamo utilizzato i social network, Facebook, Twitter, per chiedere ai suoi fan di proporsi, una sorta di piccolo talent tra i lettori di Metro, fan di Emma, per proporsi come assistente in questa giornata, e abbiamo ricevuto una valanga di candidature e di post sulla nostra pagina Facebook. Alla fine è stata lei che, dopo aver letto tutto davvero, ha passato dei giorni a selezionare queste candidature. Alla fine ha scelto Matteo, un ragazzo giovanissimo, studente di economia a Roma. Ma farò la cosa giusta perché sono un egoista. Ha risposto esattamente alla domanda, perché la domanda non richiedeva elogia Emma, dille che le vuoi bene, che sei la vita sua e tutte queste robe qua. Fai una critica, la domanda è: parla di questo disco e esponi quello che pensi. E lui lo ha fatto in maniera corretta, in maniera, come dire, concreta, reale. E ti ripeto, ha fatto una recensione meravigliosa. Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta. La giornata è andata molto bene, non avendo mai visto un suo concerto, non avendola mai vista dal vivo, sicuramente è stata una grande emozione vederla. È una persona molto spontanea, che comunque, quando mi ha colpito molto il fatto che quando parla ti tocca magari il braccio come io farei con un mio amico, e quindi è molto molto spontaneo. Il complesso è andato benissimo, mi sento un fan privilegiato tra tanti fan che ha. Forse questo è il senso del mio vivere. Schiena versus schiena nasce proprio da un carico immenso di richieste dopo aver fatto Cubo Musica, la presentazione di Schiena. Così al volo abbiamo acchittato 4 pezzi in acustico, ma manco avessi fatto la rivoluzione musicale.
il giorno dopo leggevo tutte queste richieste, fai il disco così, fai il disco così. Quando ho visto che da 100 diventavano 1000, 2000, 3000, ho detto beh, aspetta un attimo, diamo ascolto a queste richieste. È anche un'esperienza nuova per me, mi sono richiusa in studio e è venuto fuori schiena verso schiena, che non era né in cielo né in terra, nel senso, non veramente è stato un disco random. Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta. Questo giorno del direttore è andato molto bene, anche perché sono stata seguita da uno staff eccellente, un ambiente molto, molto rilassante, persone allegre, con voglia di fare. Un bravissimo direttore, quello vero, quindi devo dire che è stata un'esperienza pazzesca. Finiamo punto e basta.